Buonasera a tutti. Siamo qui nel prequel di quello che sarà il primo festival della cultura popolare voluto dalla Società Siracusana di Studi Storici e Geografici. Vorrà essere nel mese di ottobre del 2021 un grande momento di riflessione culturale e politica su tematiche inusuali. Le recenti regole, per così dire, del mainstream della comunicazione, il livello del dibattito o il non livello, se volete, del dibattito politico e culturale italiano, ha fatto sì che, specie nelle periferie italiane, come anche quella dove abitiamo noi, a Siracusa, sorgesse l'esigenza di uno spirito culturale differente. Cioè, sorge di nuovo un'istanza dal basso che vuole coinvolgere sempre di più un'opinione pubblica distratta e delle fasce escluse da tutti i contesti dei dibattiti nazionali e locali, col fine di riprenderci, per così dire, quello che dovrebbe essere in una società normale, lo spirito di discussione, la realtà di un'idea democratica di base di comunicazione tra le persone e soprattutto un pensiero non conforme necessariamente a quello che, diciamo, le correnti attuali di pensiero sembrano imporci. Abbiamo ritenuto in questi anni di dover far sentire altre voci rispetto a quelle che sentivamo. Tragicamente poi abbiamo avuto ragione rispetto a tanti fenomeni, a tante situazioni che hanno mostrato evidentemente una crisi che, per far sì che non sia irreversibile, distrugga completamente quelli che sono i fondamenti anche della nostra civiltà, deve in qualche maniera, dobbiamo recuperare alcune idee e soprattutto ripensare tutto a partire dal nostro quotidiano. Sorge quindi l'esigenza di questi incontri che faremo ad ottobre, che avranno in video una serie di prequel, cioè di incontri, di conferenze, che riteniamo essere, per così dire, utili a gettare le basi per un dibattito, ovviamente senza confini, senza schemi prestabiliti, senza tutto quel politicamente corretto di oggi che ci sembra praticamente inutile, ma cercando, per quanto è possibile, con tutti i nostri limiti, di arrivare alla sostanza delle cose. Dire, insomma, le cose che altri dovrebbero dire e che non dicono, e soprattutto ripensare, rigenerare, riappropriarci di alcuni passaggi, per così dire, fondamentali. Sono qui oggi con due amici, il dottore alla mia destra, il dottor Giovanni Armando Zero, alla mia sinistra il dottor Benedetto Brandino, che in questi anni, con i quali in questi anni abbiamo condiviso, per così dire, un percorso fatto di presentazioni di libri, di incontri culturali, di riflessioni su geopolitica, economia, storia, il tutto legato anche e necessariamente, perché riteniamo che sia una dimensione tipicamente italiana e tipicamente europea fondamentale, la dimensione locale. L'Italia o l'Europa, per come noi la pensiamo, la vogliamo pensare, per qualunque idea possiate avere, è fatta di specificità locali, di situazioni irripetibili, fatte di, come dire, sovrapposizioni culturali che durano da millenni e che hanno risultanze diverse in tutta Europa. Partendo dalla nostra realtà locale, naturalmente, che è quella del sud-est siciliano, di Siracusa, di Noto, di Avola, insomma di tutta una serie di paesi che si affacciano su questa parte della Sicilia e che però è al centro del Mediterraneo, quindi è a due passi da Malta, a tre passi, se volete, dalla Libia, quindi dai conflitti geopolitici contemporanei, è nella via, ed è dove è sempre stata, nel quadrivio tra Occidente e Oriente, ma anche tra Nord e Sud, è al centro delle migrazioni, è al centro di tantissime cose, quindi siamo una periferia, è vero, ma siamo al tempo stesso al centro del mondo, per cui, se volete, possiamo permetterci, per la nostra storia passata, e si spera per quella futura,
anche di ragionare di cose grandi e importanti, perché forse proprio dal nostro punto di vista possiamo ragionare anche di economia, di geopolitica, da un punto di vista privilegiato. Partirei da Giovanni Armando Zero, che, come dire, si occuperà all'interno del nostro festival probabilmente di tematiche, per così dire, economiche. Giovanni, cosa faremo a ottobre? Cosa pensi, o come pensi di arrivare a questo dibattito, dicendo cosa? Beh, indubbiamente, professore, ha introdotto benissimo il punto di vista che noi vogliamo trasmettere, che noi vogliamo far riuscire a comprendere, a semplificare. Tutto parte dalla geopolitica, indubbiamente, ed è un momento molto importante a livello mondiale. Sono circa trascorsi 75 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, da quel momento in cui i vincitori dettarono, imposero le regole del gioco. Arriva un momento in cui questi trattati e questi diktat scadono. Sembrerebbe che ormai stia arrivando quel momento. La visione del mondo che parte da quella data è arrivata a un determinato vicolo cieco. Ormai si stanno affermando nuovi equilibri e noi non siamo più l'estremo oriente di questo mondo occidentale, noi siamo realmente al centro di questo, di questa nuova epoca che vede il mondo orientarsi verso est. Indubbiamente ci sono delle realtà molto importanti. Cos'altro noi vogliamo trasmettere? Vogliamo trasmettere che la globalizzazione è una cosa che ha fatto tanto, è intervenuta massicciamente sulla vita di ognuno di noi, ma arriva il momento in cui ci vuole un ribilanciamento, ritrovare un equilibrio. Quindi quello che ha detto lei, professor Amato, il glocalismo è quello che invece realmente serve per compensare, bilanciare e estrarre il meglio dai singoli territori. A livello economico, per fare ciò c'è bisogno di un sano ritorno ad un interventismo nella gestione dell'economia. È palese ormai che il liberismo sfrenato e l'individualismo esasperato non riescono oggettivamente ad effettuare una sana redistribuzione della ricchezza potenziale. Per ottenere ciò, per evitare che alcuni territori restino troppo indietro e siano saccheggiati da altri territori, che al contrario sono centrali e traggono enorme beneficio da determinate situazioni, una su tutte è quello che abbiamo vissuto con l'euro, devono appunto attivare le forze endogene affinché si realizzi realmente uno sviluppo sano, equilibrato, che rimetta al centro coloro che sono rimasti indietro. A volte sembrano dei concetti molto semplici, e verrebbe da dire che ci vorrebbe semplicemente un po' di sano buon senso. Io mi permetto di far vedere un libro del professor Savona. Credo che tutti conosciate il professor Paolo Savona, attuale presidente della Consob. Lui dice: il risveglio della ragione per uscire dalla crisi. È abbastanza emblematico come titolo, il risveglio della ragione. Significa che un po' si è perso il senno, si è persa la ragione. Noi in quegli appuntamenti cercheremo appunto di vedere dove si è perso un po' il filo della ragione e soprattutto
come possiamo recuperare sani insegnamenti nazionali e locali, anche locali, per evitare appunto che si continui in questo trend in cui basterebbero due grafici per far capire come tutta la ricchezza che il mondo riesce a produrre troppo spesso si va a concentrare in poche mani che divengono realmente padroni un po' di tutto. Credo che abbiate già, per così dire, individuato e compreso uno dei filoni portanti di questo nostro festival culturale. Volevo adesso dare la parola al dottor Benedetto Brandino, che rappresenta all'interno di questo variegato, potremmo chiamarlo anche con parola abusata, movimento culturale, no? Che poi è in realtà differenziato, ognuno con le proprie specificità, che darà vita a questo Festival della Cultura Popolare. Benedetto Brandino, da, a parte le sue esperienze politiche giovanili e naturalmente poi la sua grande esperienza in campo lavorativo legato appunto al mondo dell'economia e del lavoro, ha anche, per così dire, un'attenzione particolare che abbiamo ritrovato nei suoi libri e nei suoi articoli sulla storia, sul senso della storia. Quali sarà, come dire, quali saranno le chiavi di lettura, dottor, nei suoi interventi che farà, insomma, in questo, per così dire, in questo festival in costruzione? Rifacendomi a ciò che diceva Giovanni, il dottor Zero, sul cambiamento che è seguito a quelle che sono stati i dettami della logica di Yalt di 75 anni fa, e quindi tutto un mondo che è stato governato secondo questi dettami sia politici ma soprattutto economici. E quello che mi piacerebbe far vedere, cercare di fare uscita alla luce, è questo spostamento verso est. Questo spostamento verso est che è fondamentale da questo punto di vista. E in questo momento quello che mi viene in mente è quel famoso disegno che è stato pubblicato qualche settimana fa da un quotidiano cinese, in cui c'era la famosa ultima cena e riferendosi al G7 che era stato fatto in Cornovaglia. Questo perché? Perché praticamente tutto questo movimento, tutto ciò che è stato costruito oramai è passato, è finito, perché nuovi contender, nuovi stakeholders si sono affacciati sulla ribalta internazionale, primo di tutti chiaramente la Cina. E a questa cosa mi viene anche in mente un articolo che Luigi Barzini Senior scrisse nel 1900. Perché il 1900? Luigi Barzini Senior fu uno dei primi giornalisti occidentali a seguire di persona la famosa rivolta dei boxer, che di fatto in nuce già aveva fatto capire quelli che potevano essere gli scontri tra l'Occidente e questo grande dragone cinese. Lì si trattava chiaramente ancora di uno scontro che gli occidentali avevano a loro favore, perché chiaramente non c'era stato tutto quel processo che ha portato poi la Cina a diventare realmente la prima potenza mondiale. Però già allora Barzini Senior, nelle corrispondenze che faceva da Pechino, seguendo appunto la rivolta di boxer e ciò che ne seguì poi di intervento degli occidentali, ricordiamo che praticamente anche gli italiani parteciparono, fu la prima operazione, diciamo, di polizia internazionale seria a cui partecipò l'Italia monarchica, l'Italia umbertina,
che appunto poi portò alla colonia, alla legazione di Tianjin, che era una piccola Italia cinese. E guarda caso, nell'evolversi della storia, nella circolazione di questa storia, Tianjin praticamente è il più grande porto cinese del nord, una porta vera e propria per quanto riguarda il mercato cinese. Però a distanza di quasi 100 anni l'autorità portuale cinese di Tianjin ha cercato di arrivare qui da noi. Ecco, si ritorna chiaramente a questa centralità, perché cercano di sviluppare sinergie con il porto di Augusta, porto fondamentale, cioè non ci dobbiamo scordare che Augusta è fondamentale per tutta una serie di traffici, e qui ancora in maniera magari miope molti non hanno capito le potenzialità che possono arrivare da questa cosa in termini appunto di scambi commerciali e quant'altro, proprio perché chiaramente Augusta o questa zona, la nostra zona, ha un fondamentale impatto sia economico sia politico, è un quadrivio da questo punto di vista. Non è peregrino che nel 1908 la flotta russa del Mediterraneo alla fonda del porto di Augusta fu la prima che arrivò ad aiutare il terremoto, e 90 anni dopo, 100 anni dopo, i russi ritornano acquisendo lo spazio economico delle raffinerie, perché hanno necessità di avere questo, di avere questo fondamentale settlement all'interno del Mediterraneo. Quindi noi diventiamo un crogiolo di scambi, un crogiolo di crescita culturale non indifferente. Tu ti sei riferito anche al sud-est. Il sud-est ha delle potenzialità enormi da questo punto di vista. Quindi è un territorio su cui si può fare sperimentazione sia a livello culturale che a livello economico. Le potenzialità ci sono tutte. È fondamentale che questa classe politica riesca a capirlo, perché già nel piano di nazionale di resistenza e resilienza non è che ci sia granché. È anche vero che effettivamente, giustamente come diceva Giovanni, è fondamentale il piano nazionale di resistenza e resilienza, deve avere del sano interventismo statale, non può essere lasciato al liberismo economico da questo punto di vista. Però è anche vero che in questo momento quest'area fondamentale, giustamente come dicevi tu, a un passo da Malta, a due passi dalla Libia, non abbia effettivamente l'attenzione, il focus che merita per queste potenzialità di sviluppo che ci sono. Dall'analisi, assolutamente interessante ovviamente, perché avrete già capito, come dire, in che termini vogliamo impostare il discorso, e ai più verrà subito in mente invece qual è poi la realtà. Cioè qua con i nostri due amici abbiamo fotografato un mondo che è assolutamente distante dalla retorica occidentale di oggi, che non tiene conto del fatto che da quell'altra parte del mondo ci stanno due cose come la Russia e la Cina, no? Vi ho detto, cioè, un universo intero che probabilmente ha già modificato l'asse di importanza della storia, cioè la Cina è probabilmente già avviata al sorpasso verso gli Stati Uniti. Qui tra asterischi, arcobaleni, pro, contro, dibattiti su Sanremo, no, perché il livello poi dell'Italia di che cosa ragiona? L'Italia ragiona appunto di niente. O di inginocchiarci o meno di tutte queste cose qua. Ma è una caratteristica un po' dell'Occidente ormai, cioè si parla di queste cose sia da un lato per nascondere i veri problemi del lavoro e chiaramente delle cose della salute, del lavoro, insomma, che sono colossali come questa crisi ha dimostrato, ma anche probabilmente non si vuole accettare la realtà, cioè che abbiamo classi dirigenti non in grado di comprendere queste cose che sono fondamentali per il nostro futuro,
che si avvia ad essere abbastanza inquieto, fatto anche di conflitti, no? Con i quali sembra che molti vogliano giocare col fuoco nel Mar Nero, nel Mar Cinese. Anche lì la storia ci ha insegnato poco, perché poi i conflitti scoppiano, come è successo nella prima, nella seconda, ma anche in tante altre piccole e grandi guerre che vi sono state nel passato. E allora poi sono guai per tutti. Le riflessioni fatte da Benedetto Brandino, per esempio, sui russi nel Mediterraneo. Non ci dimentichiamo che la lungimiranza di una certa scelta geopolitica ha fatto sì che i russi stiano oggi dalla Siria alla Libia nel Mediterraneo, cosa che non era riuscita né agli zar né all'Unione Sovietica addirittura. Certo. Quindi un capolavoro dal punto di vista geopolitico. Noi qua si ragiona le teocrazie, le autocrazie, i tiranni, le cose. Tutte cose di cui la geopolitica interessa poco, alla realpolitik interessa assolutamente pochissimo, soprattutto se le cosiddette politiche dei diritti vengono usate come grimaldello a fini interni o come strumentum regni, diventano poco credibili anche sacrosante lotte sui diritti se poi nascondono in realtà, voglio dire, poi idee per così dire di natura imperialistica analoghe a quelle di altre potenze. Ci può stare, ma in realtà fa perdere assolutamente di credibilità a determinati aspetti. E poi, comunque la si pensi, è chiaro che noi dobbiamo preparare nuove generazioni e future classi dirigenti a confrontarsi con delle problematiche che, come abbiamo visto, sono complesse e necessitano di studio, di attenzione storica. Proprio queste cose di cui abbiamo parlato, vi facevo l'esempio della Russia, Metto ha parlato anche della Cina, del tempo della rivolta dei boxer. Potremmo nel Mediterraneo tirar fuori queste cose andandocene fino a prima dei Romani, cioè fino al mondo greco, a Tucidide, proprio perché noi, voglio dire, abbiamo questa storia anche navale, bellica, che affonda le sue radici nei millenni del Mediterraneo, ma anche di incontro di culture differenti. Chi come noi, insomma, può col portato della cultura classica poi essere più al centro della comprensione di certi fenomeni? In un mondo ad occidente popolato da mentecatti che vogliono cancellare la cultura greca, Shakespeare, cioè i fondamenti, nel nome di non si sa che cosa, facendo perdere poi all'Occidente i veri fondamenti, che poi i fondamenti di quei diritti umani, dell'accoglienza, della visione dell'altro, sono proprio nella tragedia greca, sono proprio nella commedia latina, sono proprio in Shakespeare, cioè l'alterità e il riconoscimento, cosa che non comprendiamo, cioè che noi abbiamo già detto queste cose molto prima degli altri, e che non è che buttando giù la statua di Cristoforo Colombo, che non c'entra nulla poi col massacro degli indiani che è stato perpetrato nel nome del capitalismo e della democrazia, certo, e di altre, e proprio di quel liberalismo che si vorrebbe esaltare oggi, perché era la ferrovia che avanzava contro gli indiani, e Cristoforo Colombo non c'entrava assolutamente nulla, era un esploratore e un geografo. Allora, questo accanirsi anche sui simboli della propria storia è l'ennesimo tentativo di suicidio di un Occidente a cui, e questa è la cosa inquietante anche in questo confronto, che nelle altre parti del mondo ci sono le culture, ci sono le religioni, ci sono le ideologie, ci sono visioni del mondo che a noi possono non piacere o essere lontanissime da noi, ma ci sono. Dalla nostra parte abbiamo gli asterischi, cioè dalla nostra parte abbiamo la chiacchiera vuota e l'accanirsi quasi caltativo calcistico su divisioni, tifosi. Su da tifosi tra due visioni, due partiti, capacità... senza poi risolvere nulla, perché non credo che anche io ho sperato che anche la pandemia, per così dire, insegnasse, ponesse almeno un momento di riflessione. Ho i miei dubbi che questo sia accaduto, ma lo lascio alla riflessione economica. Non so se nei nuovi piani ci sia poi un'idea, per così dire, sulla quale ripartire, cioè delle basi ideali sulle quali ripartire da un punto di vista economico, verso ovviamente quello che è l'aspirazione non solo alla felicità, ma anche semplicemente a una società più giusta, per così dire. Ma sicuramente quello che dici tu, in una prima fase forse non è stato capito dall'Unione Europea. E da questo punto di vista, lì Giovanni sicuramente mi
dirà meglio di me, da questo, l'atteggiamento anche della stessa Christine Lagarde non è stato un atteggiamento lungimirante da questo senso. Soltanto dopo, quando si è capito, Giovanni correggimi se sbaglio, forse quella che era la reale portata dell'evento, si è cercato appunto di andare a capire, di migliorare anche le condizioni di vita e forse anche il piano nazionale, il PNR è figlio appunto di tutta questa, poi cambiamento della filosofia economica che poi ha portato a tutta una serie di normative europee che vanno forse, credo, sul miglioramento della nostra vita in genere e delle nostre condizioni di sviluppo. Ma si spera che questi cambiamenti avvengano e predominino il normale andamento, anche se a volte sembra ancora che vengano più utilizzati come delle misure contingenti, certo, una tantum. Non c'è un grado di consapevolezza, ancora, o più che altro forse, io utilizzo una similitudine, sfilare l'osso dalla bocca di determinate istituzioni, se così le possiamo definire, non è assolutamente facile. Ci vuole molto tempo e ci vuole una consapevolezza popolare, una cultura popolare, certo, che divenga più pressante. Lì probabilmente una classe politica non può far diversamente, si adegua, ed è qualcosa che, tornando al discorso geopolitico, che è quello fondamentale, attualmente e in futuro ci saranno indubbiamente più margini, quello che invece nel trentennio precedente non è stato possibile. Inutile raccontare quanto la nostra nazione ha patito, ha dovuto subire sotto tantissimi punti di vista. Noi abbiamo trattato molto spesso determinati eventi, determinati argomenti, determinanti grandi servitori dello Stato, Enrico Mattei, sì, Aldo Moro, Beneduce. Ma no, dicevo, più recenti, sì, degli anni, sì, 70, sì, in poi, sì, fino ad arrivare a Craxi, sì, che era stato forse l'ultimo che voleva mettere al centro, sì, della politica estera italiana il Mediterraneo, alzando la cresta, pretendendo, il caso di Sigonella è emblematico al riguardo. E invece noi ci troviamo in un periodo, all'epoca intendo, in cui abbiamo forse il punto più basso, il caso di Ustica, dell'aereo Italia, sì, che è stato ricordato, no, ieri, ieri, ieri è stato. Per fare un esempio, ieri c'è stato l'anniversario, sì, ennesimo, e in cui, cioè, noi non siamo neanche padroni del nostro spazio aereo, e i nostri alleati hanno fatto quello che volevano e noi abbiamo dovuto anche coprire la quasi certa verità di come sono stati, di come sono andati i fatti quella notte. Altro esempio del genere è probabilmente quello che nel 2011 abbiamo subito nei confronti della Libia, che sempre i nostri alleati hanno. Allora, io dico che quelli sono stati gli ultimi colpi di coda. Chi non li vuole percepire, questo vento geopolitico, o non lo vuole percepire perché è in conflitto di interesse, o è perché è un allocco. Io credo che ci sia stata l'ulteriore dimostrazione, e forse proprio la pietra tombale di un'epoca, con, come spesso è avvenuto nella storia, con l'Afghanistan. Alla chetichella tutto l'Occidente ha messo la retromarcia dall'Afghanistan e stanno adesso forse gli ultimi soldati lasciando quel territorio. L'espansione, militarmente parlando, verso Oriente dell'Occidente, credo che arrivata lì, in quel punto, si è conclusa. Credo che un leggero indietreggiamento, ma utilizzerei più il termine un sano equilibrio, con il nostro ritorno, con il Mediterraneo al centro del nuovo mondo, sia fondamentale. Il dispiacere più grande
che si può provare e in vista futura serva da carica, è che il nostro territorio è uno dei territori più invidiato e forse anche per questo sempre oggetto di conquiste da parte degli altri territori. Allora, se arriva un momento in cui torniamo padroni del nostro territorio, utilizziamo per sani fini produttivi questa nuova ricchezza che si sta capendo e sta arrivando tramite le varie forme, professor Savona e tanti altri docenti, probabilmente anche i 150 che hanno firmato la lettera nei confronti di Draghi, sanno che tutto è scarso nel mondo, tutto, tranne la magia monetaria, che la moneta si crea per convenzione politica e quale sia l'istituzione che abbia questo potere, è una disputa che va avanti dei secoli, tra lo Stato e una banca privata, tra lo Stato e una banca centrale che diviene pubblica e che deve assolvere a determinate funzioni, tra uno Stato che non c'è e una BCE che c'è, che in mano a Draghi ha anche battuto i pugni dicendo che è arrivato il momento che i mercati siano un po' più calmi, e la banca centrale ha tanti strumenti nella propria cassetta degli attrezzi, che questi strumenti, queste, io le posso anche definire infrastrutture immateriali giuridico-economiche che possono essere frutto di accordo tra gli stati, hanno la possibilità di mettere freno alla speculazione e di utilizzare queste risorse potenzialmente illimitate per attuare una più equa redistribuzione del prodotto potenziale. Keynes diceva che si potrebbe arrivare a lasciare libero l'uomo da il dover lavorare per soddisfare i bisogni essenziali. Quella è, come anche diceva l'eutanasia dei renters, io non voglio arrivare a questi estremi, però che ci sia gente che realmente non ha di che sfamarsi, è un qualcosa che siamo in un'epoca che va assolutamente risolta. Si possono indirizzare bene investimenti sulla tutela del territorio, sulla tutela dell'ambiente e sul dare un sacrosanto e sano lavoro a più persone, perché cose da fare ce ne sono tantissime, e pagarlo anche come giusto che venga retribuito il lavoro, perché, ultimo e mi taccio, la polemica galoppante per quanto riguarda il reddito di cittadinanza è che forse realmente pagare i lavoratori a 3,50 euro l'ora è una retribuzione da schiavismo, e probabilmente le persone possono anche optare, grazie a questa minima tutela, di evitare di andare veramente ad essere trattati come schiavi. In Europa si sta parlando del salario minimo garantito, si parla di 7, 8, 9 euro l'ora. Ragioniamo su questa cosa e evitiamo che ci sia la speculazione, oltre che indisciplinata sui mercati finanziari, come dice Paolo Savona e come abbiamo visto nella crisi del 2008 e nelle altre crisi, vediamo anche di evitare la speculazione sul sacro lavoro, che è un qualcosa che ridà dignità all'essere umano. Ritorno praticamente a quelle che sono le teorie di Federico, Caffè. Non dobbiamo scoprire niente. Quando noi parliamo di Fausto Vicarelli, di Ezio Tarantelli, di persone che negli anni 70 sono state probabilmente spazzate via dalla cultura. Esatto. Bene, credo che vi siate resi conto, insomma, di
quelli che saranno i nostri appuntamenti in quest'estate e inizi di autunno di preparazione al primo festival della cultura popolare. Economia, storia, grande storia e storia locale, geopolitica, filosofia, tratteremo, come dire, gli argomenti più svariati senza, voglio dire, accademismi o, per così dire, barriere di tipo disciplinare. Credo che ognuno di noi può e debba dare in questa fase così difficile e così complessa il suo giusto apporto a una discussione locale e anche globale. Noi nel nostro piccolo abbiamo iniziato oggi questo percorso e vi terremo, per così dire, aggiornati su tutte quelle che saranno le nostre future attività. A presto. Arrivederci.